Allora, intanto benvenuti, benvenute e benvenuti a tutti. Questo appunto è Burro Caffè, che a proposito di creatività e processi creativi è un'idea che è nata a seguito di un processo creativo che è durato ben 7 anni. Io e la mia socia ci siamo conosciute 7 anni fa a un corso di imprenditoria femminile in cui veniva chiesto ai partecipanti di portare una propria idea di business e nel corso appunto dell'attività formativa poi eravamo supportate per lo sviluppo di questa idea imprenditoriale. Tra la mia e la sua idea noi non ci conoscevamo, abbiamo notato che c'erano subito delle sinergie importanti e quindi diciamo che quello è stato un po' l'incipit poi per un percorso imprenditoriale e anche umano e personale che si è evoluto negli anni. E in questi anni noi abbiamo viaggiato parecchio, specialmente all'estero, e questi viaggi ci hanno dato l'opportunità di affinare col tempo l'idea che avevamo un po' in testa, che era proprio quella di creare un luogo che fosse un catalizzatore di eventi e di attività e che fosse anche un punto di incontro, quindi aggregante per tutte le persone che avevano scelto uno stile di vita un pochino diverso da quello a cui siamo abituati o quantomeno che ci hanno insegnato e nel quale siamo cresciuti. Mi riferisco chiaramente agli stimoli che la società e che l'educazione di solito ci dà sin da quando siamo bambini, quindi sin da quando iniziamo a studiare, perciò ci viene insegnato di cercare un lavoro che duri il più a lungo possibile, con un contratto che sia possibilmente per tutta la vita, e questo lavoro ci serve per comprarci una casa che non è un investimento in realtà ma è un debito che ci portiamo avanti per tutta la nostra vita e cominciare a goderci il tempo a nostra disposizione quando, se e forse arriveremo alla pensione sperando di avere ancora la salute. Ecco, questo è un po' quello a cui siamo abituati e che ci insegnano a rincorrere. Noi non ci riconosciamo assolutamente in questo paradigma ed è per questo che abbiamo voluto spezzarlo e dopo 7 anni, dopo varie peripezie, corsi di formazione, mille e luoghi all'estero che abbiamo avuto la fortuna di visitare e conoscere, siamo finalmente riuscite ad aprire il nostro. Ovviamente, come avete visto entrando qua, sulla carta è una caffetteria, di fatto l'attività principale è quella del bar. È chiaro che a noi serviva come appunto punto di partenza per poter ricevere le persone. Poi qui in realtà quello che facciamo è tutt'altro, noi organizziamo una serie di attività, eventi, corsi e workshop che si rivolgono proprio alle persone come voi, creative, liberi professionisti e freelance, quindi che hanno già fatto una scelta professionale, imprenditoriale un pochino diversa rispetto alla stragrande maggioranza delle persone su questo mondo, e quello che facciamo è proprio creare delle occasioni di networking come questa, delle occasioni di formazione in cui crescere e imparare cose nuove che possono servire al proprio business, alla propria attività imprenditoriale. 2 giorni fa abbiamo fatto una serata su budget e business plan, che sono le due tematiche principali, esatto, che tutti sanno se hanno aperto una partita IVA o se ci stanno anche solo pensando. E in più abbiamo studiato una formula di smart working da poter fare direttamente in caffetteria, che è un po' un ibrido tra il co-working ufficiale e il bar. Noi fondamentalmente chiediamo una piccola fee d'ingresso per venire a lavorare qua, e allestiamo una coffee station per tutti i lavoratori in smart qui da noi e diamo tè, caffè, acqua e insomma qualcosina anche da mangiare per chi vuole fermarsi a lavorare qualche ora qui da noi. In più abbiamo allestito anche una parte di store con una serie di riviste internazionali e magazine, perché ovviamente riviste italiane che parlano di creatività non ce ne sono, quindi bisogna sempre andare a pescare nel bacino estero, e sono tutte riviste che parlano appunto di realtà imprenditoriali emergenti, quindi sono quasi tutte start-up che però hanno in comune tra di loro un processo imprenditoriale creativo e formativo che può essere sicuramente di spunto e d'aiuto a tutte le persone che vengono qui e che stanno intraprendendo lo stesso tipo di percorso. Quindi ecco, insomma, questo è un po' quello che siamo. Caffetteria è molto riduttivo, mi rendo conto. Noi volevamo proprio aprire un contenitore, la parola che io uso più spesso,
perché è questo ciò che siamo. Siamo quattro mura dove dentro succedono tante cose, all'interno del quale transitano un sacco di persone, e la cosa bella è perché queste sinergie anche tra le persone avvengono in maniera molto naturale ed è bellissimo. Tutti gli eventi che noi organizziamo sono organizzati con i nostri clienti, che sono clienti a una prima fase, ma che poi diventano amici, che poi diventano collaboratori, e quindi un po' come succede all'interno della vostra rete, anche all'interno della nostra, la persona che tiene l'evento è una persona che siamo andata a pescare nel nostro bacino di clienti, perché di fatto il 90% dei nostri clienti sono proprio liberi professionisti, freelance e creativi più generalmente, che hanno bisogno anche di essere supportati nei loro percorsi, esattamente come lo siamo state noi quando abbiamo dovuto cominciare il nostro. Quindi ecco, io spero che... Il destino. Guarda, noi non crediamo tanto nel destino, noi crediamo che se uno vuole una cosa poi è in grado di andarsela a prendere, esatto. Poi il nostro percorso è durato 7 anni, non che non avessimo potuto, forse potevamo farlo 7 anni fa, anche noi, mi allaccio a quello che stavamo dicendo prima, abbiamo aperto nel periodo peggiore, perché abbiamo aperto 6 mesi fa, quindi voglio dire, piena pandemia anche noi, anche se abbiamo avuto la fortuna di lavorare sempre, di non dover chiudere il locale. Però crediamo fortemente che le cose accadano nel momento in cui poi noi siamo pronti ad affrontarle, a farci conti. E sicuramente questi 7 anni per noi sono stati 7 anni di preparazione, anche psicologica, emotiva, non solo dal punto di vista numerico, perché voglio dire, dal punto di vista numerico per fortuna abbiamo un ottimo commercialista, a proposito di budget e business plan, diffidate da chi vi dice che ve li potete compilare da soli, non è assolutamente vero, magari per farvi 2 conti della serva, per capire a cosa andate incontro, sì, ma poi cercate un buon commercialista perché è fondamentale. Però sì, è arrivato adesso perché evidentemente noi eravamo pronte adesso per farlo, e finora si sta dimostrando così, speriamo di non aver male interpretato i segnali. Ecco, no, questo è quanto. Adesso io ti devo passare il microfono. Ciao a tutti e grazie mille per essere venuti, per me è una cosa per niente scontata, sinceramente, e sono veramente molto contenta di vedere tante facce conosciute ma anche sconosciute. E, come ha detto la Valentina, il nostro evento di oggi è legato al tema di destino, delle coincidenze, che poi nelle coincidenze possiamo crederci o no, però poi ci portano a quello che adesso definiamo come il destino. Io direi che il nostro incontro oggi non sarà super lungo, anche perché la profumeria è una materia piuttosto leggera, piuttosto ariosa, quindi facciamo breve. E l'incontro di oggi sarà composto di due capitoli, il capitolo di destino, il capitolo di Kismet e poi il capitolo di la nostra percezione delle fragranze, come abbiamo anche annunciato nella descrizione dell'evento. Il capitolo numero 1, il destino, il mio, diciamo che l'incontro con Bologna per me io non ho mai creduto in vita mia nel destino, io ho sempre creduto nel lavorare tanto per ottenere quello che ti serve. Che poi però nella mia vita è arrivata la profumeria, è arrivata in un momento, non mi ricordo neanche quando, 13 anni fa o qualcosa del genere, quando in un aeroporto ad Istanbul comunque, che ci ha scelto questo tema di oggi, ho provato un profumo che è... del quale mi sono innamorata. Bene, poi facendo all'epoca già il giornalismo, io sono stata la giornalista per tanti anni, tipo 10 anni, qualcosa del genere, e da quel momento lì ho deciso di spostare il mio focus da beauty, perché scrivevo della cosmetica, di bellezza, alla profumeria. E ho detto, ok, come faccio? Ho fatto un blog, e poi, piena di ispirazione, ho scritto a qualche rivista ancora quando ero in Russia, perché vengo dalla Russia, adesso è un discorso un po' delicato, purtroppo lo è diventato. Ho scritto tra altre tante riviste a Fragrantica, il progetto, secondo me, il più grande della profumeria nel mondo, e tra qualche anno sono diventata la vice direttrice di questa rivista in Russia, e poi
Per me è stata una grande scoperta vedere che alcuni dei miei articoli sono stati tradotti anche in italiano. Quando ho appena cominciato di studiare la lingua, ho detto no, va bene, che bello, quanto è strano, cioè, ti dava questo effetto un po' di non riconoscere i propri testi nella lingua diversa. Bene, poi dopo Fragrantica ho lavorato con alcune altre riviste, Allur, El, tante riviste pattinate, sempre sul discorso dei profumi, e poi ad un certo punto, quando ho cambiato la rivista e sono andata a Roma, e un'enciclopedia praticamente dei profumi, la russa, e con a Roma ho fatto un viaggio, perché nel mondo ci sono diverse fiere della profumeria artistica, e la profumeria artistica è la parte della profumeria più interessante, senza togliere nulla alla profumeria commerciale, a quella che troviamo nelle catene grandi, però la profumeria artistica ha lo spirito di sperimentazione, ha l'audacia, ha la forza di andare contro le regole, diciamo, della profumeria, e questa è una cosa che mi ha affascinato tanto. Poi con questa nuova rivista siamo andati per 3 settimane, il proprietario di questa rivista è stato molto generoso con noi, ci ha detto: ah, ragazzi, siccome ci sono 2 fiere nel mondo della profumeria artistica, la prima è il PT Fragranze, che quell'anno lì, è stato l'anno 2018, era a Firenze a settembre, e poi avevamo un'altra fiera tra 3 settimane a Cannes. Sempre la fiera dei profumi, e il proprietario di quella rivista ci ha detto: ah, ragazzi, fatevi un giro in Europa. Noi abbiamo detto: oh, top, allora facciamo un giro in Europa. E da Bologna abbiamo pensato questo itinerario, che ha incluso anche Bologna, per puro caso, semplicemente perché io ho visto stavamo pensando alle città da visitare, e ho detto: ragazzi, andiamo a Bologna, perché lì in Pinacoteca di Bologna c'è un quadro di Gesù di Guido Reni, che io volevo vedere tantissimo. Poi sono andata a Pinacoteca, ho visto il quadro, però no, non questo quadro, è stata la parte più importante per me dell'incontro di Bologna. Quando siamo arrivati qui, da bravi turisti, abbiamo preso il taxi, e appena siamo passati dalla via Indipendenza, perché il nostro appartamento era in via Fossalta, proprio davanti al Nettuno, ho capito che sono a casa. Una sensazione che non mi è mai capitata nella mia vita, e non ho mai potuto neanche pensare che mi possa capitare. Ho detto: va bene, ok, sono a casa, proviamo. Siamo passati 4 giorni, poi quando stavamo per partire per Cannes, io stavo quasi per piangere, perché ho detto: no, perché la devo lasciare, la mia città, è una cosa assolutamente, non lo so, fuori alcuna ragione, perché prima di Bologna non ho mai pensato di poter trasferirmi da qualche altra parte, non perché ero particolarmente tanto legata alla Russia, anzi, però Italia non mi sembrava, cioè non è che non mi sembrava un posto dove io voglio vivere assolutamente. Invece Bologna è diventata la città che mi ha detto di sì, che poi io sono molto diffidente, e ho passato qualche altro mese per capire se è veramente un match. Poi ho capito che sì, ho capito da tante cose, che tra l'altro una delle cose più importanti che ho capito, che è la mia città, e la grande fortuna che ho avuto nel trovare l'appartamento a Bologna, che l'ho trovato per puro caso. Il proprietario mi ha scritto e mi ha detto: oh, dai, vieni a vedere l'appartamento. Non mi ha chiesto neanche tanto, ho detto: va bene, vediamo, ero ancora in Russia, e poi mi sono trasferita, e poi da lì comincia un'altra storia, perché quando mi sono trasferita conoscevo già da circa 8 anni, secondo me, il brand con il quale lavoro adesso, il brand Gritti Venezia, il brand di profumeria artistica, con la sede a Bologna. Conoscevo il proprietario, qua ci sono le mie colleghe anche, e il proprietario mi ha detto: ah, Giulietta, tanto che già che sei qui, ma vieni da lavorare a noi. E ho detto: le mie ragazze, perché ero legatissima alla mia rivista, avevamo un team fantastico, assolutamente, ci volevamo tanto bene, però poi ho detto: è un'opportunità che ti accade forse una volta nella vita, quando tu ti sei appena trasferito e c'è una realtà, c'è un'azienda che ti propone fare questo passo avanti, magari fuori dai tuoi percorsi di carriera,
forse tu devi prendere questa occasione. E poi mi sono resa conto di essere molto, ma molto fortunata e anche molto privilegiata, perché non ho un lavoro qualsiasi, è un lavoro che per me adesso è diventato un grande amore. Lo dico non perché ci sono i miei colleghi, però comunque questo è stato, diciamo, il profumo, il destino che mi ha portata la profumeria. Morale della favola non ve la so dire, se non fate quello che vi dice il cuore. Adesso sono molto poetica, va bene, però senza la passione, senza l'interesse, forse non ci sarebbe niente di quello che c'è. E tutti i cambiamenti sono sempre legati forse al discorso della passione, i cambiamenti positivi, non parlo adesso dei cambiamenti meno belli, diciamo così. Questa è la parte del destino, diciamo così, il primo capitolo del nostro incontro. Se... No, 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 ok, no, ok. No, in realtà ho una domanda per te, perché questa è la risposta, chiaramente. No, non ti preoccupare. Poi quello tagliamo. Mi senti? Prende anche da qui, sì. Credo. Sì, sto vicino a te, ma sto con la maschera. Va bene, puoi anche non mettertela. Okay. Ho fatto il test comunque, anche per le riprese. Ed è negativo, così. No, invece Kismet rispetto a Creative Mornings, perché questa è un'altra bella storia. Tu una mattina ti sei svegliata. Sì, e... sì, no, questo è stato, ok, praticamente ad un certo punto, anche pur vivendo nella mia fantastica Bologna e tutto, ad un certo punto mi sono annoiata, ho detto no, mi servono i nuovi, non so, le nuove cose da fare, i nuovi eventi, le nuove persone da conoscere. E anche lì per puro caso ho visto l'annuncio dell'evento con Cristina Portolan, se non sbaglio, era sì, l'illustratrice che ha fatto i disegni, le illustrazioni per tanti belli libri, e ho detto non è che ci posso andare, perché anche l'illustrazione, l'arte, il design è una cosa che mi appassionava da sempre, e ho detto ok, vado. Arriva quel giorno lì, era sabato, ed era, se non sbaglio, era febbraio, no? Era freddissimo. Era freddissimo, veramente, era freddissimo, era lo stesso giorno quando da Dumbo è cominciato Vino Kilo. Sì. Era lo stesso giorno, arrivo lì, tipo le 9.45, qualcosa del genere, e non capisco dove si trova l'evento, perché il territorio del Dumbo è talmente grande che ho detto... E dove vado? Cosa faccio? Mi sono persa. E poi mi arriva questa sensazione di dico, ok, va bene, sono da sola. Perché c'erano poche volte nella mia vita, effettivamente, quando sono andata agli eventi da sola, a viaggiare sempre, però gli eventi ho detto, oh, vado, non vado, cosa faccio? Poi ho detto, ok, va bene, già che sei qui, non abito neanche vicino a Dumbo, ho detto, cosa fai adesso? E sono andata lì, l'evento è stato bellissimo, veramente talmente bello che poi ho raccontato a tutti i colleghi, a tutti i miei amici, ho detto no, ma voi non potete immaginare quanto sono bravi ragazzi. Poi mi sono innamorata di Valentina, perché la Valentina prima di quell'evento ha fatto uno speech, non so, molto motivazionale, pittocco, sì, e poi mi sono avvicinata dopo l'evento, poi anche la Cristina era carinissima, veramente, e niente, ho detto Valentina, non è che possiamo fare qualcosa di bello insieme? La Valentina ha detto sì, poi ci siamo visti al mercato delle erbe e tra un bicchiere di vino e l'altro abbiamo deciso che ci piacciamo e insomma possiamo fare queste cose qua. E qua ci siamo, Creative Mornings per me è stata una grande... Yes? Potresti dire qualcosa di carino anche su di noi, per favore? Anche su di voi? Ma certo, no, ma voi siete, certo, ma voi siete carinissime. No, stavo parlando proprio di Creative Mornings. Non ricordo. No, poi è stata una bellissima scoperta, perché è un progetto e tra l'altro anche una team delle persone veramente speciali, fantastiche. Ok, done, fatto, che fa questi eventi uno ogni mese,
e al quale ho un grande piacere di partecipare. E siete tutti invitati? Siete, you're all invited, sì. Sì, un team elastico. Sì, ogni tanto ci arrivano le nuove persone, e quindi è sempre un discorso in evoluzione. Abbiamo una pecca, usiamo sì, sì, un WhatsApp tra l'altro con una foto di profilo molto misteriosa, secondo me. C'è qualcosa, c'è una brioche, le matite, qualcosa del genere, una cosa molto carina. La prima ah sì, veramente! Sì. Bello, ma era in c'era presenza? Prima del video, prima di tutto. Prima di tutto, è stato la genesi. Però era ancora in presenza, immagino. No, era a casa mia, a casa nostra. Prima di tutto, prima di chat. Prima di niente. Ah, che bello! Tu, io e Davide. Come voi e a Bologna non era ancora arrivato, non era ancora sbarcato. No, esistevi, non eri a Bologna. Non era ancora nato. Però. Ma come vi siete conosciuti? Ti faccio una domanda anche a te. Non posso rispondere senza il microfono. Ti lo aspetto. No, perché te lo passo. Volentieri. No, devo dirvi una piccola funzione di Creative Mornings che c'è nel... Se vi siete fatti un profilo per partecipare a questo evento, c'è, però l'abbiamo scoperto dopo, è anche un sito di incontri. Un sito di incontri? No! Sì, anche noi l'abbiamo scoperto dopo. Noi ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato la nostra storia d'amore creativa, professionale e di vita in un Creative Mornings, ma non sapevamo che ci fosse questa funzione e le persone che ci hanno presentato si sono pentite amaramente di averci presentati. Direi che stanno ancora cercando di superare questa cosa. Quindi no, sì, è un networking che può spaziare su vari livelli, ecco quello di Creative Mornings. Puoi scoprire di avere in comune qualcosa con delle persone che vivono nella tua stessa città che non avresti l'opportunità di conoscere, o anche persone che sono di passaggio o pensano di essere di passaggio in questa città e che invece decidono di fermarsi o decidono di trasferirsi, nel caso di Antonio, a Bologna, grazie anche a Creative Mornings. Quindi questa è la nostra storia. Sì, è molto love, siamo venduti in tutti i luoghi in cui siamo andati, non professionalmente ma umanamente, funziona benissimo. Fa molto anni 90, primi 2000, una storia così. Incontri, cercassi un uomo creativo. Sì, adesso vanno più cose tipo il truffatore di Tinder, invece noi abbiamo questo approccio positive, love positive alla nostra storia. Bene, in realtà adesso che ti ho interrotta, sono stata la prima di molte altre interruzioni, spero, con domande e curiosità, prima di passare alla parte 2. Avete delle domande? No. Allora, passiamo. Volete sgranchirvi le gambe? Bene, vai. Qualcosa? Ottimo, grazie Vale. Adesso mi risistemo, un attimo solo. E come dicevo prima, la seconda parte del nostro incontro di oggi è legata alla profumeria, o meglio, non alla profumeria nel senso delle fragranze che possiamo trovare in commercio anche, però alla profumeria come agli odori in generale, che ruolo hanno nelle nostre vite. La vita di tutti, come ho letto anche nel testo che ha scritto Valentina nella descrizione del sito, è piena di odori, però gli odori hanno questa specialità qui. Nessun odore può essere percepito in una maniera uguale, perché ci sono circa 7 miliardi di persone nel mondo e quindi ci sono 7 miliardi di nasi. Che vuol dire che ogni naso ha le sue caratteristiche, ha le sue particolarità, eccetera, eccetera. E per questo, anche per questo, tutti i profumi che percepiamo, tutti i profumi, gli odori che sentiamo, possiamo, diciamo, la nostra percezione è sempre diversa da quella degli altri. Perché? Dal primo punto, diciamo, al primo posto c'è la fisiologia, perché ogni naso è diverso, come ogni persona è diversa, anche se sono molto simili. E la seconda,
but. La seconda cosa, però non la seconda come l'importanza, è perché li percepiamo diversamente. La risposta è abbastanza facile e si trova nel nostro background olfattivo. Il background olfattivo è anche come quello, il background psicologico per esempio, è tutto ciò che noi portiamo davanti della nostra vita. E per esempio, se ci piace la nota di ribes nero, ed è un, diciamo, un caso abbastanza particolare, perché parlando della Russia io posso parlare più di altri paesi, anche se posso parlare degli altri paesi tu, anche. La nota di ribes nero nella profumeria in Italia è quasi sconosciuta, semplicemente perché ribes nero in Italia non è che si trova ad ogni angolo. In Russia invece è una pianta, è un cespuglio che si trova nelle villette fuori città, dove i ragazzini russi per tutto il secolo precedente passavano i suoi giorni quando venivano a trovare le nonne, eccetera, eccetera. E quindi questo odore, questo profumo qui li può raccontare, li può ricordare le immagini del passato, le immagini di solito molto, molto piacevoli. Nella stessa maniera funziona, diciamo, l'affetto per muschio bianco, non solo per muschio bianco, ma anche in Italia. Il muschio bianco è, diciamo, una serie, una specie di sostanze di origine di solito sintetica, che si trovano, diciamo, la referenza più immediata è borotalco, il profumo di borotalco, il talco, la cipria che usavano tutte le nonne, quasi tutte le nonne italiane, anche come borotalco o anche felce azzurra, quindi questi profili qua in Italia, al mercato italiano, in Italia in generale, possono essere percepiti in una maniera molto positiva, come anche molto negativa, dipende da come è stato il nostro rapporto con queste fragranze qui. La stessa cosa vale per esempio nel muschio bianco, per dire che la stessa nota non può essere percepita nella maniera simile nei diversi paesi. Per esempio, muschio bianco in America, e il mercato americano della profumeria, non solo artistica ma in generale, il mercato americano è il mercato del muschio bianco. Perché? Perché la grande evoluzione nel mondo di lavoro, nel mondo, diciamo, sociale, argomento sociale, è partita dall'America, quando negli anni 80 e 90 si sono allargati il movimento, non so dire, e chiedo scusa per il mio italiano che non è ancora perfetto, si sono allargati gli uffici e sempre più persone hanno cominciato a lavorare negli uffici, e quando tu lavori vicino alle altre persone il tuo profumo non li deve disturbare, è una parte del galateo cosiddetto, non scritto da nessuna parte, però il tuo profumo non deve invadere lo spazio personale delle altre persone. E muschio bianco è... I profumi con muschio bianco, i profumi marini, sono quelli che ti danno il profumo di pulito, che è sempre buono, diciamo così, e non sono poi così invasivi. Un'altra cosa, un altro profumo del quale possiamo parlare oggi è un profumo molto particolare di papier d'Armenie, si chiama la carta d'Armenia. Ve lo faccio sentire anche un attimo, spero di non fare i danni con questa cosa qui. Papier d'Armenie. Ah? No? Allergico ai profumi? Oh, spero proprio di no! Spero proprio di no! Papier d'Armenie sono queste cartucce, ve li passo, magari se passi. Oh, grazie. Sono i pezzi di carta unti come, non unti adesso, sono profumati con le note di benzoino, ed è stata uno dei primi modi in cui la civiltà armena, e anche poi nel mondo, ha cominciato di profumare i propri spazi abitativi. Dall'Armenia è passata in Francia, e infatti adesso il papier d'Armenie si riconosce più come il profumo, diciamo, francese che armeno. Però con me è successa questa cosa molto, molto interessante, perché
Quando ero piccola andavo ogni tanto a venivo ogni tanto a trovare la sorella di mia nonna, del mio nonno, e sentivo proprio questo odore qui e non capivo mai che cos'è questo profumo. Pensavo il profumo della sua casa, però da dove veniva non sapevo, e 20 anni fa non sapevo neanche dell'esistenza di papiere d'armadillo. E così mi ricordo anche adesso questo profumo, e dopo tanti anni, quando ho chiesto alla mamma, alla nonna, che cos'era questo profumo, questo odore lì, e mi hanno detto che lei bruciava queste cartucce. Quindi è stata una cosa molto naturale per lei, che poi io ho portato, diciamo, negli anni con me. E queste storie qua ce ne sono tantissime, e sono sicura che ognuno di voi ha questi ricordi olfattivi che poi guidano la vostra percezione degli odori. E anche per questo io dico sempre che nel mio lavoro io faccio anche la parte di formazione dei punti di vendita, e ogni tanto con i beauty advisor, con i consulenti, parliamo del fatto che i clienti molto spesso arrivano nei negozi con delle amiche, con la mamma, con il fidanzato, sentono un profumo e anche se il profumo gli piace chiedono l'opinione di un'altra persona, però proprio con la profumeria. È una cosa assolutamente inutile, perché il tuo amico, il tuo fidanzato, la tua amica, non lo so, una persona vicina a te non può percepire il profumo nel modo uguale al tuo. E quindi un piccolo suggerimento: quando andiamo nella profumeria, andiamo da soli, ci concediamo questo momento di solitudine senza pensare a quello che dicono gli altri. Uno dei momenti così. Poi, siccome io vengo, diciamo, dal mondo della profumeria artistica, vi volevo far sentire alcune fragranze. Mi raccontate il vostro, diciamo, se conoscete che cos'è la profumeria artistica, magari ci sono i brand che vi piacciono di più, le fragranze. Raccontatemi delle vostre fragranze preferite, per favore. Chi sarà il primo? Qualcuno? Sì, dai. Penso in modo Francesca Bianchi. Sì, certo, Sex on the Beach, o come si chiama? No, Sex on the Sea. Sì. Vabbè, mi piacciono la Dark Knight, Under My Skin, mm-hmm. Mi piace molto lei. Sì, lei è particolare. Poi moltissimo. Grande. Sì, grazie mille. Non lo so, me ne piacciono tanto. Sì, sì. Sono quelli. I miei preferiti sono quelli, anche me un po' Shuni. Ah, Meo Fasciuni è fantastico. Il te, gli altri come in generale sono i vostri rapporti con la profumeria? Quale fragranze vi piacciono? Ci sono magari le cose da raccontare, da condividere con noi, con il nostro gruppo di oggi? No? Per ora siamo... Io personalmente, ma diversi anni fa, avevo un rapporto bruttissimo con i profumi, cioè mi puzzavano tutti. Cioè, soprattutto se ero in giro, in particolar modo in autobus, se c'avevo accanto qualcuno che aveva si era spruzzato del profumo, o scendevo o mi dovevo allontanare, stavo proprio male. Però fortunatamente l'ho superato, non so che fosse dovuto, se era un periodo particolare, non lo so dire. E adesso mi rendo conto che li sento volentieri, non sono ancora attratta, passata, non ho un profumo particolare, io sono più sul commerciale perché non avendo appunto una passione, non so più quelli là, anche se ultimamente mi sto avvicinando. Anch'io al mondo. Hai una buona guida. Sono sulla buona strada e niente, adesso mi sto apprezzando un po' di più. Cioè, se devo andare in una profumeria ad usare i profumi, ci vado volentieri, perché non ci mettiamo neanche piede. Sì. È bello. Sì, no, infatti sono contenta di quel motivo, anche per cui sono qui. Poi la Franca, insomma, è una mia amica, quindi un po' il profumo. Un po' di profumi c'è. Un po' di profumi. Adesso c'è anche un
appassionate, quindi sono più coinvolta, forse anche questo, essendo più coinvolta, magari sono più aperta alle nuove scoperte. La profumeria in questo caso può essere una, diciamo, una materia molto interessante perché ci aiuta a capire meglio anche noi stessi. Nella profumeria, nel mondo di profumeria, c'è questa ruota dei profumi fatta da Michael Edwards circa 30 anni fa. Michael Edwards è uno degli esperti più grandi e più riconosciuti nel mondo della profumeria in generale. E questa ruota delle fragranze, delle famiglie olfattive, assomiglia tanto, se avete presente, la ruota delle emozioni, quella che usano nella psicologia, nella psicoanalisi, per capire meglio cosa sentiamo in questo momento. È la stessa cosa, siccome siamo in un spazio legato al caffè, c'è anche questa ruota, si chiama Coffee Flavors Wheel, la ruota delle fragranze del caffè, e quindi questa ruota qui, questo spettro qui ci aiuta a capire meglio il gusto e anche l'olfatto, anche il profumo, diciamo, del caffè. Per farvi sentire qualche fragranza io partirei per farvi vedere, non la nomino perché sicuramente in questa fragranza voi riconoscete tantissime altre fragranze, e questo ha un suo perché. Questa cosa qui ha un suo perché. Perché nel mondo commerciale è vero che quando ogni tanto andiamo nelle profumerie tradizionali, eccoci, le fragranze ci possono sembrare molto, molto simili una all'altra. E oh, grazie. Allora. Ti faccio da valletta. Va bene, grazie mille. Le fragranze ci possono sembrare abbastanza simili una all'altra, e questo ha un suo perché. Mi metto qui, vero? Questo ha un suo perché, semplicemente perché il mondo della profumeria commerciale funziona come anche la profumeria del mondo artistico, diciamo, del mondo artistico funziona, che le fragranze che piacciono di più, le fragranze che si vendono di più, poi vengono riapplicate dagli altri brand. Non vuol dire che tutti fanno, diciamo, le copie degli altri brand, però quando un brand ha, per esempio, una fragranza di grande successo, se parliamo di Chanel numero 5, la fragranza che per me è un fenomeno non solo dal punto di vista tecnico, perché è una fragranza che la Maison ha saputo di adottare, diciamo, ai gusti delle persone che sono veramente cambiati molto, 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 molto nel giro del secolo, ma è un fenomeno dal punto di vista di marketing. Perché non essendo né la prima fragranza con le aldeidi, come la casa Chanel lo dichiara, non è stata la prima fragranza con le aldeidi, né una fragranza particolarmente sperimentale, sì, per i suoi tempi, perché è stata la prima fragranza astratta, perché questi aldeidi, forse è una parola un po' sconosciuta, però le aldeidi è una serie delle sostanze di origine sia naturale che sintetica, possono variare, che dà ad una fragranza questa sensazione astratta. Quindi quando il profumiere aggiunge gli aldeidi nella formula di una fragranza, la fragranza diventa più astratta, il naso in conseguenza non riesce a capire se c'è la rosa o il garofano o gelsomino o qualcosa del genere. Questo è un effetto particolare che la profumeria e soprattutto i clienti hanno amato nel giro di tanti tanti anni. Adesso gli aldeidi non vanno così bene, e per questo Chanel qualche anno fa ha lanciato uno dei flanker di Chanel numero 5 che si chiama Lo. Se non lo conoscete, andate ad un Douglas o ad una Sephora a sentire, perché è una fragranza meravigliosa. E poi invece, se parliamo del mondo artistico, il mondo molto più audace, il mondo molto più coraggioso dal punto di vista olfattivo e anche dal punto di vista del lavoro con i diversi profili olfattivi,
vi faccio sentire la fragranza che per me è assolutamente fantastica, e di solito quando le fragranze mi sembrano fantastiche sono, ecco, gritti privé, e la fragranza non è la pubblicità, però ve la volevo condividere perché è la fragranza del brand per cui lavoro. Mi aiuti? Grazie mille. Si chiama Udreale. Si chiama Udreale, è una fragranza super sperimentale, verde. voi la conoscete? E già dal primo, diciamo, già dalla prima volta quando sentiamo questa fragranza possiamo capire che è un tipo del profumo molto diverso da quello che si può trovare nel commercio, nelle profumerie, nelle catene delle profumerie. Questa è una fragranza sperimentale per tanti tanti motivi, ma anche dal punto di vista semplicemente di olfatto è diversa da quello che di solito troviamo nel commercio. Ovviamente Gritti, anche se lo voglio bene, non è l'unico brand che sperimenta con diverse famiglie olfattive. Ci sono anche tanti altri marchi che si possono trovare di solito nelle profumerie piccole, per esempio a Bologna ci sono due ai quali sono particolarmente affezionata, e Naldi in via dell'Indipendenza davanti al Hotel Trevecchi, a McDonald's praticamente, è una profumeria storica, e anche Sacro Cuore, che è praticamente una chiesa dei profumi per Bologna, e tra l'altro che si trova anche quella in centro. La profumeria di nicchia, se parliamo dei profili, se parliamo della nostra percezione, è sempre, essendo una comunità, anche una comunità abbastanza chiusa, quella dei fan della profumeria artistica, è di solito un ambito che ha tantissime discussioni, ci sono tanti punti di vista, perché per esempio se parliamo della profumeria commerciale, di solito i clienti dei grandi marchi non tendono ad esprimere la propria opinione sui forum, non lo so, su Instagram, da qualche altra parte, invece, e questo provoca anche una certa mancanza di informazioni sulle fragranze. Invece nella profumeria di nicchia ci sono diverse comunità, in Italia c'è questo gruppo che si chiama Agiumi, non so se lo conoscete, che è centrato proprio sulle fragranze di nicchia, e lì si può trovare amici sulla base dei, diciamo, di gusti condivisi nella profumeria o qualcosa del genere. Un'altra fragranza, non so come si sentono i vostri nasi, vogliamo sentire un'altra cosa un po' Io ho più curiosità, a parte delle preferenze dei tre profumi che avete sentito finora? Due erano, due, ancora due, erano due. Due profumi e un odore, se vogliamo. Quello commerciale qual è? Perché Irresistibile Givenchy. Grande. Allora Givenchy sono stati bravi a colpire il tuo gusto, il gusto di tanti. Sì, Kenzo Flow. Poi solo la versione vecchia, se non sbaglio. Quella lì. Quella che sta bene con il mio odore personale, cioè so che non dà fastidio agli altri. Quindi. Yes. Così. Però posso dirti, io voglio un profumo che sappia di cuoio. Oh. Allora facciamo un giro con te delle profumerie. Poi di cuoio qual è? Anche questo è molto interessante, perché di solito quando noi diciamo io voglio un profumo col cuoio, con la rosa, con i fiori d'arancio, eccetera, eccetera, poi vuol dire tutto e niente, perché il cuoio, se parliamo della scelta di Valentina, il cuoio può essere molto diverso, il cuoio può essere fumato, può essere sottile, può essere il cuoio del, come si dice quello... dei cavalli, esatto, il sedile. Ovviamente è la sì. Della sella nuova. Ah, ok. Precisione molto importante.
e quindi sì, come anche con tante altre cose nella nostra vita, nella profumeria, se vogliamo essere proprio seri, bisogna partire con la, diciamo, con il desiderio ben definito, sì, ben definito. È come quando sette anni fa, quasi, stavo facendo un'intervista con il profumiere francese che si chiama Per Guillaume, e lui mi ha detto una cosa che mi ha divertito un sacco. Mi ha detto che ogni tanto, lui ha un proprio negozio a Parigi, e dice che gli arrivano i clienti che cercano una cosa particolare con i fiori d'arancio, che poi si sa che quello che il cliente si immagina come il profumo di fiori d'arancio non lo è. Il profumo di fiori d'arancio, se una persona non l'ha mai sentito, ed è facilmente, perché i fiori d'arancio, le arance non crescono da tutte le parti del mondo, e quindi una parte di queste richieste può essere un frutto di immaginazione. Invece se parliamo di fiori d'arancio, c'è una fragranza che si chiama proprio Neroli Extreme, sì, grazie mille. Perché c'è una mia collega che mi ha portato i campioncini, perché non sono stata in azienda per qualche anno. E poi, se parliamo dei fiori d'arancio e della nostra percezione, in Italia è un caso molto particolare, perché Italia, essendo un paese non molto grande, però molto lungo, i gusti dei clienti, i gusti delle persone da Sicilia a Milano sono molto 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 diversi. E quando parlo con le persone della Sicilia, mi dicono che i fiori d'arancio è proprio il profumo dei fiori d'arancio, è il profumo della loro giovinezza, della loro, sì, da quando erano piccole, e quindi le fragranze con questa nota qui piacciono molto. Invece a Milano è tutta un'altra cosa. A Milano ci sono tantissimi siciliani. Poi Milano in particolare, grazie Vale. Milano è particolare per tanti motivi, però dal punto di vista olfattivo, se per esempio se noi abitiamo a Bologna e facciamo un giorno, non so, una gita a Milano, se noi siamo attenti al nostro naso, il nostro naso ci dice che le persone a Milano hanno un profumo diverso. Il profumo dei milanesi è molto più, come dire, non voglio dire ricercato, perché vorrà dire che il profumo delle persone a Bologna è meno ricercato, però a Milano ogni tanto il naso trova queste scie fantastiche, le scie che non trovi da nessuna parte. E questo qui è la siciliana che in me. Sì. La siciliana in tempo, no? Però anche questo, no? Cioè, il conosciuto uno lo può capire, cioè uno mi va a chiedere fiori d'arancio, l'avrà sentito da qualche parte, no? È il contrario, secondo me, che non, cioè io magari può essere che il Rimes Nerd parlare, no? Sì. Io non conosco la fragranza, magari la sento bene. Sì, perché magari la fragranza. Chiedere Rimes Nerd perché l'ho letto, allora no. No, ma certo che è conosciuto che ti può mandare o a livello psicologico da tua nonna da qualche, sì, parte, oppure non lo conosci, non ti manda da nessuna parte, non sa manco se ti piace magari all'inizio. Sì, perché sai cosa? Perché ti può piacere, perché ti ricorda anche molto vagamente, anche inconsciamente, un'altra fragranza che ti sembra abbastanza. Sì, c'è chi si associa, però tutto come il vino, senti tipo qualche sommelier, c'è troppo pugna, però la pugna là non l'avevi mai sentito. Sì, però poi la voglia la sente, poi c'è una cosa psicologica, no? Che fragranza è, poi c'è bello, ti piace o no, quello là ci arriva, però puoi dire se arriva, se ho i fiori d'arancio magari ci arrivo, visto le belle. No, certo. Però nel senso, per il resto magari poi ti manca anche dire vorrei questo. Vorrei questo, non lo conosco. Boh, da qui parte un altro discorso, secondo me, che è molto curioso, perché di solito quando noi sentiamo una fragranza in una profumeria, noi non vediamo, se non abbiamo googlato prima, la piramide olfattiva, la piramide con tutte le note. E invece, secondo me, la cosa più interessante, la cosa più curiosa anche per il nostro conoscere noi stessi, è non leggere queste piramidi, perché queste piramidi non vogliono interpretare la percezione della persona che ha scritto questa piramide olfattiva. E se voi, per esempio, sentite adesso Neroli Extreme, e vi dico, ma sapete che c'è anche una sfumatura di tuberosa? E voi, anche se non avevate mai sentito il profumo di tuberosa, la cosa che è assolutamente normale, perché la tuberosa non si trova quasi,
uno lo sente e dice, ah sì, è vero, la tuberosa c'è, però la tuberosa qui è abbastanza pulita, non è erotica come lì, è una cosa, è ancora un, diciamo, ancora una conferma che noi ci dobbiamo fidare solo ed esclusivamente al nostro naso e non alle... Anche se io sono la persona che scrive le storie e le piramidi olfattive, la cosa più importante che noi abbiamo è il nostro naso, quindi dobbiamo essere fedeli, diciamo così, a se stessi. Yeah? E invece sul fatto di fragranze estive, invernali, oppure la gente che ha tanti profumi lo può associare nei confronti di chi ne indossa uno o due? Chiedo un'opinione semplicemente, perché ad esempio io sono dell'idea che in realtà su questi tre profumi il primo impatto è cambiato diversamente, cioè è cambiato molto da quando ho sentito sì. Adesso. Mm-hmm. No? Mi piacciono tutti e tre come odori, come profumi, magari per i vestiti puliti, dico, mi infilerei in un letto che profuma così, sì, certo, sì. Perché no? Addosso a me, no. Nessuno. No. No? Se, no, ma è normale. Però so che in realtà c'è chi sostiene che ci sono delle fragranze, immagino per la pesantezza degli ingredienti, non lo so, che sono più invernali, più estive. Sì. E poi c'è chi indossa un po', a seconda di come si sente, un profumo diverso. Secondo me è un discorso molto, diciamo, sono due discorsi molto legati uno all'altro, perché è sempre il discorso della percezione, come noi percepiamo i profumi, e vale anche per il discorso delle fragranze maschile o femminile. Questa è una cosa della quale posso parlare per anni, forse, perché non ci sono. Cioè, allora, rispondo alla tua domanda, perché però prima apro e chiudo la parentesi. C'è questo critico della profumeria che si chiama Luca Turin. Il critico della profumeria più grande e più riconosciuto del mondo, che ha scritto dei bellissimi libri, delle bellissime guide sui profumi, e ha un linguaggio fantastico. Se vi piace una lettura buona, una lettura molto ironica, segnatevelo. Luca Turin in uno dei suoi libri ha detto che i profumi non hanno genitali, quindi non possono avere un genere, non possono essere maschile o femminile. Il modo in cui noi giudichiamo se una fragranza è maschile o femminile si basa solo ai nostri, diciamo solo ai nostri stereotipi. Quindi se la nostra mamma usava per tutto il tempo della nostra infanzia un profumo alla rosa, il profumo alla rosa giustamente ci ricorderà più ad una donna che ad un uomo, e invece c'è questo genere della profumeria che si chiama fougère, che include le note di lavanda, di fava tonka, di patchouli, che storicamente hanno portato più gli uomini, e quindi il nostro naso adesso, anche se noi possiamo essere intellettuali, intelligenti quanto vogliamo, però il nostro naso ci dice, ah, questo è un po' maschile, no? E quindi è normale, però tutte le fragranze, la cosa più importante di una fragranza è non sono le cose che sono scritte sull'astuccio, ma come il nostro naso li percepisce, come la cosa più importante ci fa sentire una o l'altra fragranza. Poi tornando al discorso delle fragranze estive e invernali, è la stessa, secondo me, la stessa medesima cosa, perché per uno la cannella o non so, sandalo può essere percepito come un, diciamo, come il profumo di queste note può essere percepito come un profumo invernale, invece per un'altra persona che magari abita in Medio Oriente, perché in Medio Oriente non c'è questa tanta differenza, tra l'altro perché la differenza tra i profumi invernali e estivi lì in quel territorio lì non c'è. E tutte le persone, poi per esempio nei paesi del Golfo Persico, non c'è la differenza tra i profumi maschili e femminili, e gli uomini indossano molto tranquillamente, anche se è una società molto patriarcale e molto conservativa. Sì, conservativa. Conservatrice. Ah? Sono conservatrice, grazie mille. Grazie. E, sì, praticamente lì questa differenza qui non c'è, la differenza è solo nella nostra testa. Quindi la cosa più importante è come ci fa sentire una fragranza o l'altra.
però è anche vero che se una entra in una profumeria, cioè ancora c'è scritto profumi maschili, profumi femminili e distinguono se sono estivo o invernale. Per esempio, se una ha usato un profumo invernale, sì, poi ne vede un altro di là, insomma, mi ispira anche quello. La profumeria stessa, che la persona, la commessa, ti dice: ah, ma quello però è estivo. La profumeria commerciale, cioè, la quella di nicchia, quella di sa, che ha detto: no, ma questo è prettamente maschile. Ma la nicchia non esiste, ma non c'è. Allora la metà è la scorsa. Sì, ma se la commessa c'è di vetro, non è tutto bene. La com'era, il profumo di sale, com'era? Profumo di sale, no, è acqua di sale. E ha detto no, no, ma questo è maschile. Non io l'ho usato. Ma no! Quello che io uso per darti una risposta. No, 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 è molto unisex. Nella crema era... è più maschile una cosa, è più femminile un'altra, ed è uomo una donna su due cose diverse. Se volete vedere il naso, visto che... c'è del caffè che ci hanno dato per i chicchi e ci hanno dato la da mangiare. Se volete mangiarlo, è qui. Poi parlando del discorso del maschile e femminile, io qualche anno fa ho fatto anche l'articolo su questo, diciamo, su questa dicotomia, e gli esperti del settore, diciamo, dei diversi strati, mi hanno detto una cosa molto interessante, che prima di tutto il 70% della clientela della profumeria sono le donne. E le donne di solito guardano molto meno cosa è scritto sull'astuccio per lui o per lei. Invece agli uomini, soprattutto se parliamo del settore di mass market, delle fragranze economiche, delle fragranze non, diciamo, non di nicchia, lì i clienti tendono ancora a cercare questo, diciamo, questo anchor, questo suggerimento per il genere. Invece nella profumeria artistica questa distinzione qui quasi non esiste, però poi i brand, quando lavorano su un progetto, su una fragranza, capiscono più o meno chi sarà il cliente. Poi ci sono tantissime sorprese. Per esempio da Gritti noi abbiamo una fragranza che si chiama Arancia Ambrata, e da lì possiamo capire, è arancia, un'arancia molto succosa, molto seducente, con ambra mielosa, ed è una rivisitazione di un'acqua di Colonia tipicamente italiana, perché le acque di Colonia italiane sono di solito più calde, più, diciamo, baciate dal sole, che quelle britanniche o quelle francesi. Che però noi abbiamo i diversi clienti che hanno questa fragranza nel loro assortimento, e ogni tanto mi dicono: ah, sai, Giulietta, che noi abbiamo fatto queste cose. Da noi è venuta una ragazza che ha cercato una fragranza fresca estiva con arancia, le abbiamo proposto Arancia Brata e l'ha preso. Però per il brand, per noi, per esempio, come noi pensavamo, come noi ci immaginavamo il cliente di questa fragranza, sarebbe, secondo i nostri calcoli, un signore su 50-60 anni che magari cerca le cose che indossava per tutta la vita, che le piacciono, e invece no, è stata una ragazza di 25 anni a rompere tutti i nostri schermi e dire che effettivamente no, è stato così.